Bentrovati in Cartellone Cinema, l'appuntamento di RKO dedicato alle uscite cinematografiche della settimana, in broadcast su RKO ogni giovedì alle 18 con Paola Pagone, anche in podcast su rkoner.com. Questa settimana vi descriverò brevemente 10 pellicole, 6 di queste arrivano in sala proprio oggi, mentre domani torna Amarcord, e fino a mercoledì 19 febbraio arrivano altri 3 titoli, documentari musicali e non solo. Incomincio dalle uscite di oggi, giovedì 13 febbraio, e questa volta parto dall'Italia. Gli anni più belli. Dopo A casa tutti bene, Gabriele Muccino dà corpo ad un progetto a cui pensa da un po', ispirato dal capolavoro di Ettore Scola, C'eravamo tanto amati. È la storia di un gruppo di 4 amici legati da 40 anni, formato da Giulio, Pierfrancesco Favino, Gemma, Michela Ramazzotti, Paolo, Kim Rossi Stewart e Riccardo, Claudio Santamaria. Riuniti dopo anni, nel corso dei quali hanno preso strade diverse, i 4 si ritrovano ancora una volta insieme per ricordare gli anni 80, i momenti di gioia e quelli che hanno messo più duramente alla prova la loro amicizia, con delusioni e rimpianti. Gli anni più belli racconta anche Roma ed i suoi mutamenti nel tempo. La capitale, infatti, ospita quasi tutti i film italiani del regista. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Muccino insieme a Paolo Costella, già suo collaboratore per A casa tutti bene, e regista della commedia con Massimo Boldi, Matrimonio al Sud. Nel film esordisce come attrice la cantante Emma Marrone, voluta fortemente dal regista. Il titolo del film riprende il brano inedito di Claudio Baglioni, inserito nella colonna sonora che comunque è di Nicola Piovani. Ma allora è vero, tutte e 3 di nuovo insieme. Ma che meraviglia è questa? Giulia. A me mi sembra ieri che stavamo sempre insieme, appiccicati dalla mattina alla sera. Alle cose che ci fanno stare bene. Ciao. Oh, ma ci hai pensato a noi 3 là dentro? Se andiamo a Barcellona. Bella Barcellona. Eravamo tutti così affamati di vita. Come ti chiami? Gemma. Gemma! Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Che figata! Noi, con le ferite dei tuoi anni, le spalle di fardelli noi, e abbiamo spinto il cuore. Non lasciarmi andare via, mai. Gli anni più belli noi. Ma lo sai che significa? Che non ci abbiamo i soldi, i capocci e sbattono fuori di casa! Io t'ho sempre voluto bene! T'ho sempre voluto bene! Da ragazzese siamo fatti un patto, te lo ricordi? Siamo più belli noi, che siamo stati lunghi. Adesso metti in mano! Con l'anima brandelli. Non fare mai compromessi, Sveva, con niente e con nessuno. Le cose devono andare bene per te, non per gli altri. Siamo più belli. Il lago delle oche selvatiche. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, è un noir sulla storia di un gangster in fuga, in cerca di una redenzione, che sacrifica tutto per la sua famiglia e per una ragazza in difficoltà, una prostituta impaziente di riconquistare la sua libertà. Entrambi vittime di una caccia all'uomo sulle rive del Wild Goose Lake, i due decidono di giocare per un'ultima e decisiva volta con il loro destino. Il titolo internazionale del film è più o meno traducibile come Appuntamento in una stazione del sud. La regia è di Yinyan Tiao, opera seconda di un regista già vincitore di un Orso d'Oro a Berlino e accreditato dai più come l'autore cinese su cui puntare per il futuro. Il film conferma più riprese come le speranze su Diao siano state ben riposte e come il suo stile sia già definito e maturo. Se avessi visto che era la polizia, avrei evitato di sparare. È stata prevista una ricompensa di 300.000 yuan per la persona che consentirà la cattura di Zhu Zhenong. Questo lago è lungo 10 chilometri. Forse si nasconde in questa zona. È una città dove non c'è legge, senza un'autorità. Tu sei Zhu Zhenong, giusto? Che hai detto? Mi mandano da te Chao e Wawa. Consegnami alla polizia. La ricompensa va a mia moglie. Posso fidarmi, no? C'è tuo marito che ti vuole vedere. Non ci posso andare.
La polizia mi tiene sotto controllo. Spero che voglia continuare a collaborare. Li avete già radunati? Tu vali un sacco di soldi. Solo che prima ti devo ammazzare. Sai troppe cose su di me. Memorie di un assassino. Ambientato nel 1986 nella provincia di Gongsi, nella Corea del Sud, è diretto da Bong Joon-ho. È un thriller poliziesco del 2003, primo capolavoro del maestro Ho, riproposto ora nelle sale italiane. Miscelando perfettamente registro comico e drammatico, ci narra di due detective che indagano su due casi di donne ritrovate morte, uccise molto probabilmente dalla stessa mano. La sceneggiatura è stata influenzata dal fumetto From Hell di Alan Moore, ma è basato anche su una serie di omicidi commessi negli anni 80 da cui è stata tratta la pièce Come See Me. In mezzo a tanto cinema autocritico sugli anni bui della Corea del Sud, Memorie di un assassino restituisce il clima di ignoranza e violenza sotto il regime militare nella provincia più sperduta, mantenendo sullo sfondo, senza giudicarle, le aberrazioni del governo. La narrazione del talentuoso Ho, sempre regista per The Host e Mother, adotta un registro quasi comico per sottolineare il clima farsesco della polizia di regime e racconta l'autorità come manganello del potere, l'incapacità di questa di impedire un omicidio perché è impegnata a reprimere una rivolta studentesca, ad esempio. La fotografia di Kim Hong-ji-wai sottolinea il clima malsano di Gongsi, un abisso di pessimismo sulla natura umana dove è bandita ogni forma di redenzione ma soprattutto di comprensione. Questo è uno dei capolavori della Corea di inizio millennio, oltre che un clamoroso successo di pubblico. Il film è stato premiato al Torino Film Festival, ha raccolto un gran numero di riconoscimenti in Oriente. Bong Joon-ho ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019. È chiaro che il cineasta coreano è particolarmente attenzionato in questo momento, considerando che il suo ultimo lavoro, Parasite, primo film coreano ad essere candidato agli Oscar, con 6 importantissime nomination, miglior film, regia, sceneggiatura originale, film internazionale, montaggio e scenografia, ha raccolto riconoscimenti anche nelle associazioni di categoria di tutto il mondo ed è stato candidato ai BAFTA con 4 categorie, oltre ad aver vinto il Golden Globe come miglior film straniero. Le musiche di Memorie di un assassino sono del compositore giapponese Taro Iwashiro, attivo dal 1997 per varie colonne sonore in film e serie TV. Sì, pronto. L'omicida agisce di notte quando piove. E poi i vestiti rossi. Le vittime indossavano qualcosa di rosso. Non abbiamo un solo testimone, né uno straccio di prova. Come si fa senza niente? Posso fidarmi? L'omicida colpirà di nuovo stasera! Voglio l'assassino. Fantasy Island è stata una celebrissima serie TV, intitolata in Italia Fantasylandia, creata da Gene Levin, andata in onda dal 1977 all'84. Il film, ora diretto da Jeff Woodrow, è l'adattamento in chiave horror ed ha come protagonista l'enigmatico Mr. Rock. Come location ha il suo lussuoso e remoto resort in una splendida isola tropicale dove è benvenuto chiunque voglia realizzare un sogno nel cassetto. Mr. Rock infatti dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, ma ben presto gli ospiti si ritrovano intrappolati sull'isola, dalla quale potranno fuggire solo risolvendo il mistero che l'isola stessa nasconde segretamente, un po' alla Lost. Il film è stato descritto come un mix perfetto tra la serie TV Westworld e il film Quella casa nel bosco. Le musiche sono di Matthew Merkson, musicista, compositore ed arrangiatore americano per film, TV e videogame. Questa è Fantasy Island. C'è un ascensore. Nell'ascensore si spinge il bottone per il piano senza nome. Dietro quelle porte c'è la vita che avete sempre sognato. Larry, ecco
qui. Questo weekend sarete nostri ospiti. Qui tutto e anche di più è possibile. Non c'è campo. Allora non è tutto possibile. Buonasera. Sono il signor Rourke. Vi do ufficialmente il benvenuto a Fantasy Island. Fantasy Island! Sono curioso di capire. E se la tua fantasia coinvolge una persona della tua vita? Ologrammi, come Tupac. E se la persona è morta? Tupac! Qual è la tua fantasia? Vendetta contro una cattiveria subita. La tua vita sta per cambiare. Spero tu sia pronta. È fatto benissimo questo ologramma. C'è una sola fantasia per ospite. Dovete arrivare in fondo alla fantasia. La riportata in vita. A qualunque costo. Oh mio Dio, è davvero lei? Rourke, non è questo che pensavo. Che diavolo è questo posto? La gente muore qui. L'isola distorce i nostri desideri. Non siamo qui per le fantasie. Ma per essere parte di qualcos'altro. Sono tua amica. Ho sempre desiderato sentirlo. Presento ora uno dei personaggi più popolari dell'universo videoludico. Tecnicamente un riccio, ma in realtà si tratta di un alieno proveniente dal pianeta Noebius ed ha tra i 15 e i 17 anni di età. Sto parlando di Sonic, il film. Il supersonico alieno blu sfuggito al governo esce dal monitor del videogioco Sonic the Hedgehog del 1991 e finalmente arriva sul grande schermo per la regia di Jeff Fowler. Ci arriva dopo un percorso durato ben 7 anni. Era infatti il 2013 quando la Sony Pictures Entertainment ottenne da Sega i diritti per portare al cinema la famosa mascotte, una vera icona. 3 anni più tardi entrarono a far parte del progetto il producer Tim Miller, anche dietro alla macchina da presa per Deadpool e Terminator Destino Oscuro, e Jeff Fowler, al tempo al suo debutto nella regia di un lungometraggio dopo aver sfiorato l'Oscar con il corto Gopher Brook del 2005. Miller e Fowler fanno da sempre parte dello studio di CGI ed effetti visivi Blur Studio, fondato peraltro dallo stesso Tim Miller. Nel 2017 però la Sony ha venduto il progetto alla Paramount, che ha comunque accettato senza cambiamenti in regia e produzione, collocando il film in uscita nel novembre 2019. Già nella primavera del 2018 furono resi noti 2 grandi nomi del cast: James Marsden come amico umano di Sonic e addirittura Jim Carrey in quelli del cattivissimo Dottor Robotnik. Tutto sembrava andare come previsto, ma la pubblicazione del trailer alla fine dell'aprile 2019 ha seminato il panico presso la Paramount, che aveva accettato il look più fotorealistico di Sonic, immaginando che potesse piacere un po' a tutti. Le critiche dell'aspetto del protagonista nel primo trailer sono state invece pressoché unanimi, tanto da spingere all'annuncio di una completa revisione estetica del personaggio e al conseguente slittamento fino al febbraio 2020. I ritocchi hanno fatto lievitare di altri 5 milioni di dollari un budget che già ne pesava 90, con un risultato ibrido tra live action e CGI, un po' sullo stile Alvin Superstar, i Puffi o Pokémon Detective Pikachu. Mi chiamo Sonic, una piccola palla blu di super energia in un pacchetto molto fascinoso. E per salvare il mio pianeta sono dovuto venire sul vostro. Dove sono? Che anno è? The Rock è presidente? 20 minuti fa, un sovraccarico ha provocato un blackout in tutto il nord-ovest del Pacifico. Chi c'è? Perché eri nascosto nel mio garage? L'esercito sta venendo a prendermi! Buongiorno, mio amico rurale! Ti concederò 5 secondi per dirmi dov'è. Fermo! Non fargli male! Spaziale! Una gita! Ma non è possibile! Oh mio Dio, fermati all'istante! La palla di elastici più grande del mondo! Dobbiamo vederla! No, questo non è un piacevole viaggio di famiglia! Hai ragione, era deludente. Il negozio era fico, però.
ci nascondiamo qui. Ora che cosa facciamo? Wow! Ti faccio vedere come si fa. Vogliamo andarcene? Sì, è ora. Pensi di poter fuggire da me? Oh, questo è carino! La macchina è assicurata, vero? Stai per morire. È il massimo che sai fare? No, ma grazie della domanda. Arriva il boom! Perché non sei morto? Non ne ho idea! Perché butti via la tua vita per questo stupido piccolo alieno? È mio amico. Che spasso! Questo è il mio potere. Era una svolta vietata comunque. E lo utilizzo per proteggere i miei amici. Questa non te l'aspettavi, eh? Bla 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 bla. Vuoi il secondo round a tu per tu con il tu? Allora, tu saresti il migliore amico di Tom di cui non smette di parlare. Ma non vedo l'attrattiva. Che cosa schifosa! Ultimo da segnalare tra le uscite di oggi e disponibile come gli altri titoli per tutta la settimana è il documentario Alla mia piccola Sama. Prende la forma di una lettera d'amore di una madre 26enne siriana, Wadal Katab, per sua figlia Sama. Decide di filmare la sua vita in Siria, da ribelle, durante i 5 anni di rivolta, di registrare un videomessaggio durante gli ultimi giorni della battaglia di Aleppo per raccontare alla bimba come sia venuta al mondo, nel caso non avesse più la possibilità di vederla crescere, poiché Wad e suo marito Haza, medico nell'ultimo ospedale della città, sono ogni giorno in pericolo di vita per via dei bombardamenti continui. Il film con Jasmine Trinca ha ottenuto una nomination ai premi Oscar nella categoria Miglior Documentario. Durante il Mad Film Festival di Roma si è aggiudicato 4 premi come miglior film nel concorso ufficiale Amore e Psiche, premi Diritti Umani Amnesty International, miglior film delle giurie universitarie del circolo di lettura delle biblioteche. Le musiche sono di Nainita Desai. Aleppo, la mia città. Musulmani e cristiani uniti! Io continuo a filmare. Mi dà un motivo per essere qui. Non immaginavamo. Buongiorno, dottor Hamze. Che le nostre vite sarebbero cambiate così tanto. Hamze, sono incinta. Sama? Sama? Sama, ho fatto questo film per te. Ho bisogno che tu comprenda perché tuo padre e io abbiamo fatto queste scelte. Ti amo così tanto, più della neve. Ci sono molti attacchi aerei oggi, vero? Sama, so che capisci quello che sta accadendo. Lo vedo nei tuoi occhi. Non piangi mai come gli altri bambini. Rientrate! Rientrate! E questo mi spezza il cuore. L'ospedale è stato colpito! Mia figlia è là dentro. Sama, potrai mai perdonarmi? Ce ne sono, oh, milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia, ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca.
Domani, venerdì 14 febbraio, per la rassegna Il Cinema Ritrovato al Cinema e Fellini 100, è di scena anche al piccolo Osservatorio Garzia di Terlizzi alle ore 21 a Marcord, commedia di Federico Fellini, esattamente 20 anni dopo aver raccontato la storia di una fuga dalla provincia in I Vitelloni, che peraltro in programmazione lunedì 17 febbraio al DBDS di Lecce, l'autore ritorna in quel piccolo mondo ricostruendo gli ambienti della sua adolescenza a Cinecittà e ad Ostia. La famiglia, che vediamo rievocata nel film, è quella dell'amico d'infanzia, Tita Benzi, e intorno a lui pullula un'umanità descritta con tinte sanguigne e linee grottesche, con tenera sensualità ed un'ironia al tempo stesso affettuosa e graffiante. La vitalità delle figure che popolano il film cela una sotterranea profonda malinconia. Il piccolo borgo romagnolo degli anni 30 riassume una delle più penetranti immagini dell'Italia secondo Fellini, un piccolo mondo immaturo e conformista, succube di un regime becero e mistificatore o tristemente impotente di fronte alle sue violenze. Precede la proiezione a Marcord Fellini, provini, tagli e doppi scelti da Giuseppe Tornatore. Ma più che l'amore contano i sentimenti, e io ne ho tanto di sentimento dentro di me. Ma chi lo do? E badimi va, il babbo del mio babbo, lo chiamavano Carnazza. L'è morto a 107 anni e ancora, oh! Io divento matta! Matta, divento matta! Io vi metto la strechnina nella minestra! E invece, mi ammazzo prima io! Oh, oh. Vigliacca la mamma. In uscita invece sabato 17 febbraio Caterina. Il ritrovamento di quel documentario che si credeva perso e la digitalizzazione di alcuni nastri danno vita a Caterina, docufilm di Francesco Corsi, che ha realizzato un crowdfunding, ma soprattutto grazie alla disponibilità dei colleghi di palco della Bueno, il cui percorso artistico e di ricerca si è intrecciato più volte a quello di altri intellettuali dell'epoca come Pierpaolo Pasolini, Umberto Eco e molti altri. Caterina Bueno, Fiesole, 1943, morta poi a Firenze nel 2007, è la Caterina a cui Francesco De Gregori ha dedicato il brano Titanic del 1982. Figura carismatica, teatrale, volitiva, un impasto di voce e presenza scenica tra Laura Betti, Edith Piaf e Gabriella Ferri. Armata di un registratore, Caterina Bueno andava nelle case a raccogliere con paziente curiosità i canti dei contadini. Una miniera di temi non solo amorosi ma anche politici, tra povertà, immigrazione, lotta di classe. Nello scrigno dei suoi rinvenimenti anche un motivo che farà da base a Ho visto un re di Dario Fo, con cui collaborò per lo spettacolo Ci ragiono e canto nel 66. Maremma Mara, poi ripreso da Amalia Rodriguez, Nada o Gianna Nannini, qui adeguamento posto a conclusione del racconto, è stato tra i brani più noti del suo repertorio. Ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a emigrare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a emigrare. L'operaio non lavora, c'è la fame e lo divora, e qui braccianti non sanno come si fare ad andare avanti. Ogni po' noi si sente dire. Una signora mi si è alzata e ha detto: e non ho pagato 1.000 lire di biglietto per sentir cantare in scena la mia donna di servizio. Ed era proletariato contro la borghesia nel 64. La fame ci ha dipinto sulla faccia. E mi ricordo che mi sembrava una voce un po' stridula, un pochino era bambina, bambinesca pure quella voce. Laddove la raccolta del caffè. Mi chiamo Caterina Bueno, sono toscana e sto a Firenze. Il mio mestiere è di fare la raccatta canzone. Nel
nelle sale da lunedì 17 febbraio anche il 18 e 19 Fabrizio De André e PFM il concerto ritrovato. Walter Veltroni riporta in vita uno degli eventi cardine della musica italiana, quello tenutosi a Genova il 3 gennaio del 79. Nel 1978 infatti la premiata Forneria Marconi convinse De André a fare un tour insieme in giro per l'Italia, riarrangiando in chiave rock per la prima volta nella carriera e i suoi brani. Un nastro rimasto fino ad ora sepolto e gelosamente custodito per oltre 40 anni da regista Piero Frattari. Finalmente ritrovato, il filmato è stato restaurato per una versione cinematografica che potrà riportare indietro nel tempo i nostalgici ed affascinare le nuove generazioni. Un tour, quello di Faber con la PFM, che ha visto uniti sul palco due simboli dell'Italia e della musica italiana. Non c'era una persona all'epoca che era d'accordo per fare questa cosa qua. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. C'era dentro il jazz, c'era dentro il rock. C'era una simbiosi molto forte. Quelle differenze che c'erano, siamo ancora qui a parlarne, vuol dire che la cosa non è finita. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. La premiata Forneria Marconi. I testi, le musiche, Fabrizio De André. Ma si sente la voce. Ciao a tutti. Fino al 3 maggio 2020 è possibile fare un viaggio nello spazio visitando Lunar City. È una rassegna interattiva, un'esposizione, allestita all'interno dell'M9, il Museo del Novecento di Mestre, cui è seguito un documentario di cui ora vi parlerò. Mettere piede sulla Luna visitando l'M9, il Museo del Novecento di Mestre. Fino al 3 maggio 2020 questo viaggio nello spazio è possibile grazie a dei simulatori che sfruttano la realtà virtuale per esplorare l'universo. A fianco anche una serra spaziale iperrealistica. Sono gli elementi di Lunar City, una rassegna allestita all'interno del Museo Mestre. Il visitatore vivrà un'esperienza, quindi passeggerà sulla superficie lunare con gli astronauti, galleggerà nella navicella Columbus, uscirà fuori dalla navicella per osservare la Terra e l'universo come fanno gli astronauti. E questo è il valore aggiunto di questa mostra, che è perfettamente in linea con il modello di museo di M9. Questa mostra racconta la Luna che verrà, quindi il futuro vero dell'esplorazione spaziale umana. E questa mostra dà la possibilità a tutti di provare delle piccole emozioni che si avvicinano, e dico che si avvicinano e non sono uguali a quelle degli astronauti. Quindi ci sarà la possibilità di provare la realtà virtuale all'interno del modulo Columbus, il vero modulo dove gli astronauti stanno sulla stazione spaziale, fanno esperimenti e vivono. Questa mostra ha una caratteristica, tutte le simulazioni, le attività digitali non sono dei giochi, sono delle vere e proprie esperienze e l'addestramento degli astronauti. Allora, questa è una, diciamo, mostra che in realtà si avvicina molto a quello che succede alla NASA piuttosto che all'Agenzia Spaziale Europea o nei nostri laboratori. Se si va in questi posti si trova tecnici piuttosto che astronauti che si addestrano tramite simulatori della realtà. È possibile infatti vedere al cinema Lunar City. In occasione dei 50 anni del primo sbarco sulla Luna, l'Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e con l'ESA, producono questo docufilm con la regia di Alessandra Bonavina per raccontare le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l'impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo spazio profondo. Le figure chiave impegnate nelle prossime missioni lunari spiegano in alcune interviste come in un futuro non così lontano sarà possibile per gli astronauti partire dal pianeta Terra con una normale capsula Orion, a attraccare dopo qualche giorno al gateway di una stazione spaziale in cislunare per poi far rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del transporto.
Cartellone Cinema vi dà appuntamento a giovedì prossimo alle 18. Vi ricordo, come sempre, che potete riascoltare la puntata sul nostro sito rkoner.com, consultare le pagine e gli articoli che pubblicherò ogni sabato, arricchiti da contenuti video e playlist. Oppure potete riascoltarmi dalla nostra piattaforma Spreaker o Spotify, cercando Cartellone Cinema tra i podcast di RKO. La linea va allo Specchio Nero per una nuova puntata a cura di Dicotomico. A seguire Motown, intanto vi auguro buon ascolto.